Probabilmente io ero proprio il docente più giovane della scuola, non mi meraviglierei che questo fosse letteralmente vero. Allora capii ben presto che il mio ruolo poteva essere quello di un mediatore. Io avrei in qualche modo dovuto tenermi al massimo al corrente di ciò che di nuovo, con l'attenzione del resto d'Europa e anche degli Stati Uniti d'America, stava succedendo, soprattutto a Parigi, e in un insegnamento di letteratura che non era quella nazionale, era proprio la letteratura francese, diciamo, chi avesse voluto seguire quel mio insegnamento avrebbe avuto la garanzia di confrontarsi in qualche modo con un'attualità. Per cui prima ancora di una forte politicizzazione finale di questo mio seminario, che aveva anche i suoi risvolti un po' discutibili, forse non troppo seri, c'era qualcosa di fazioso indubbiamente, ecco, l'anno più bello non fu l'ultimo, fu il penultimo, il 67-68, quando io vidi bruscamente i miei studenti raddoppiarsi da un anno all'altro, cosa assolutamente disperata dopo alcune crisi dei primi anni, cioè passare esattamente dai 15 dell'anno precedente ai 30 del 67-68, per le cifre di studenti della normale di allora, 30 studenti erano veramente un top di successo.